ultimamente sul mercato sono apparse tantissime esche fluorescenti, da esche pop-up a imitazioni di Miles e Boyles fluorescenti. E ultimamente sono apparsi anche una serie di additivi fluorescenti che mirano a attrarre il pesce. Ma quanto conta davvero il colore? Prendiamo qualche ragionamento a riguardo e qualche trucco per essere più efficaci. Ma il colore conta davvero? Di giorno in acque limpide sicuramente può fare la differenza, in quanto la carpa è un pesce molto curioso e un'esca che svetta sul colore del fondale può essere presa più facilmente. Ma quando cala la luce e arriva il buio, sicuramente questo effetto viene meno. Infatti il pesce non usa più la vista per localizzare il cibo, ma bensì i suoi organi sensoriali. E se stiamo impiegando un'esca siliconica, sicuramente questa non emetterà segnali di cibo propri. Ed è appunto lì che l'efficacia non è più ai massimi livelli come di giorno. Quindi è meglio abbinare un'esca vera, capace di emettere segnali di cibo, con un'imitazione di esca, un'esca finta. In questo caso avremo una doppia trazione. L'esca vera emetterà segnali di cibo. L'imitazione, invece, darà quell'effetto visivo che faciliterà la localizzazione dell'esca da parte del pesce. A proposito del discorso che stavamo facendo, abbiamo un'imitazione di mais che è un particolare stopper. Abbiamo il doppio effetto, soprattutto con un'esca di colore abbastanza mimetico rispetto al fondale. Il giallo del mais finto permetterà una facile identificazione dell'esca da parte del pesce.